Ciao ragazzi, bentornati Stefano Parenti, personal trainer a Praga. Oggi, come da titolo, voglio raccontarvi, voglio appunto spiegarvi come ho iniziato a fare un ciclo di LGT 4033, quindi come l'ho impostato, da che punto parto e poi effettivamente a vedere come andrò a gestire tutti gli eventuali effetti collaterali. Magari facciamo oggi anche un piccolo ripasso per quanto riguarda LGT 4033. Perché ho scelto LGD 4033 invece che la 140, invece che l'Ostarina e che qualsiasi altro SARMS? Essenzialmente per una sola ragione, ragazzi. Siamo in lockdown, quest'anno non si parlerà assolutissimamente, secondo me, di mare, di andare al mare, quindi di andare a vedere un fisico bello, asciutto, dry, pieno di muscoli. Quest'anno si tratterà solo aggressivamente di, per me, un bulk un po' più esteso. Le palestre sono chiuse, non c'era anche la possibilità di allenarsi, quindi questo nasce proprio come un vero e proprio esperimento, perché io a casa, come ben sapete, ho quella panca lì, due manubri e un set di elastici, quindi ho una strumentazione veramente scarna. Cosa mi aspetto da questo ciclo di Ligandrol e soprattutto a quanto lo inizierò, a quanto ci resterò? Farò veramente un ciclo molto mite. 7 mg, che non sono né troppi, neanche un dosaggio realmente crazy o pazzo. Molti mi hanno chiesto: ma lo fai con un testosterone base o lo fai senza nessun tipo di supporto di testosterone base? Non lo farò con nessun tipo di testosterone base, lo farò il LGT 4033 in monociclo, quindi senza avere l'apporto di un testosterone esogeno. Come gestirò la cosa? La cosa la gestisco in questa maniera semplice, poi non andrò nel dettaglio, successivamente nel Patreon farò un video molto più dettagliato anche dei dosaggi che utilizzerò per andare a fare una certa base di testosterone e estradiolo, evitando tutti gli effetti collaterali che possono essere comunque l'abbassamento di libido, letargia e via discorrendo. Utilizzerò come base il 7 Keto Dea, che ovviamente già sto utilizzando dall'incirca 2 settimane, un po' ho fatto comunque andare in circolo all'interno del mio corpo, e utilizzerò quello per tutta la durata del ciclo, quindi farò 5 settimane, anzi il 7 Keto Dea lo terrò anche più a lungo per 2 mesi totale. Cosa farò poi essenzialmente per andare a controllare anche i valori del colesterolo, che essenzialmente aumenteranno, anche se il dosaggio non è un dosaggio altissimo, stiamo parlando solamente di 7 mg. C'è gente che fa 15, fa 20 mg di LGD 4033. Questo non è il mio caso, perché non è quello il mio obiettivo. Il mio obiettivo è crescere leggermente, quindi non mi aspetto neanche dei risultati stratosferici, mi aspetto dei risultati decenti. Ci metterò nel questo ciclo già impostato, come già vi ho detto, 7 Keto Dea, poi aggiungerò anche Cardarina, la nuova versione di Cardarina. Perché utilizzerò la nuova versione di Cardarina invece che la versione quella vecchia? Perché io a casa ho la nuova versione di Cardarina, quindi per quale motivo devo andare ad ordinare altri prodotti? Ce l'ho già, uso quella. Qual è la differenza tra quella nuova e quella vecchia? Essenzialmente non ci sono tanti studi a supporto rispetto alla nuova versione di Cardarina, ma da esperienza mia personale, anche con gli atleti che seguo, si è riscontrato che la Cardarina 2.0 abbia un maggiore impatto dal punto di vista della perdita di peso, ma non a tutti, e la cosa è abbastanza ancora molto discutibile. Poi, cosa andrò ad inserirci? Ovviamente ho Cardarina che mi tiene sotto controllo i livelli del colesterolo, e sto cercando anche di utilizzare Cardarina perché, come ben sappiamo, LGD dà una retenzione idrica, dà comunque acqua intracellulare, ti dà un look veramente proprio sporco. Quindi mi piacerebbe vedere, con questo, sperimentando questa cosa, se effettivamente la Cardarina può riuscire a tenere sotto controllo l'acqua che dà LGD. Io oggi ho fatto la prima assunzione e già mi vedo abbastanza bloated, quindi non credo che questa strategia funzionerà e penso che già sia fallimentare di per sé.
a principio. Ora a come imposterò il mio allenamento. Il mio allenamento lo imposterò ovviamente con le mie risorse, con quello che ho a disposizione. Cosa cercherò in questo periodo? Di allenarmi con più intensità, allenarmi anche più, non solo 4 volte alla settimana, se riesco posso riuscire ad allenarmi anche 5-6 volte alla settimana. Posso recuperare più velocemente, il mio corpo recupererà molto velocemente, quindi ho più possibilità di costruire più muscoli, quindi mi allenerò più spesso. Farò anche del cardio, certamente farò del cardio, farò quei 30 minuti tutte le mattine del cardio, cercherò di impegnarmi, anche se il mio non è che sono un grandissimo fan dell'attività cardiovascolare, ma farò anche quella. L'alimentazione come la imposterò? Ovviamente so benissimo che utilizzando il Ligandrol non posso aspettarmi di arrivare comunque con tutte le striature sul petto, bicipiti striati, gambe striate, addominale striato, perché come già vi ho detto so che accumulerò acqua anche se andrò ad utilizzare cardarina. Cardarina mi aiuterà sempre a dimagrire? Sì, molto probabilmente scenderò di peso, ma ovviamente la mia strategia per andare a crescere muscolarmente sarà quella di mantenermi in una norma calorica. Perché non vado in plus calorico? Perché non ne ho bisogno di andare in un plus calorico. Sto aggiungendo comunque un anabolico che già mi dà un boost, mi aiuta comunque a costruire più muscolo, e non ho bisogno di mettere più chilocalorie, mi bastano quelle che io ho. Perché non va in deficit? Non vado in deficit perché il mio obiettivo di utilizzare appunto un anabolico comunque è solo 7 mg, non avrebbe senso andare in un deficit calorico nel mio caso personale, perché se gli anabolici sono alti, allora la mia quota, il mio apporto calorico potrebbe essere anche basso. Ho tantissimi anabolici che mi danno il boost, quindi non avrebbe senso a metterci anche maggior cibo. Ma il mio valore anabolico è veramente basso, andrò a prendere una quota veramente quasi fisiologica, si può dire, di Ligandrol, 7 mg, non è che sia un granché, quindi non ha senso abbassare le calorie drasticamente, perché una normocalorica mi aiuterà in tal senso a crescere e a modellare il mio corpo, anche se ovviamente non succederà perché farò tantissima ritenzione idrica. Quindi quello che mi aspetto in queste 5-6 settimane è quello di aumentare discretamente la mia quantità muscolare, ma non a livello di definizione. Ultima cosa, post ciclo terapia. Che cosa farai come post ciclo terapia, nonostante comunque hai intenzione di fare 5-6-7 settimane? Quindi non è un periodo eccessivamente lungo, non sto facendo né 8 né 12 settimane, quindi cosa farò come post psicoterapia dipende dall'analisi del sangue. Ovviamente ho tutti i prodotti già a casa, perché è folle non avere non essere organizzati, quindi ho tutto quello che mi serve per un'eventuale post psicoterapia a casa. Poi a seconda di come usciranno le analisi del sangue a fine ciclo deciderò cosa fare. Questa è la cosa più intelligente da poter fare, specialmente quando, parlo per voi, si fanno le cose da soli, bisogna avere anche la cognizione di ciò che si fa. Quindi una delle eventuali post psicoterapia potrei utilizzare il clomifene citrato, o se non mi serve il clomifene citrato potrei usare delle piccole quote di tamoxifene. Se non mi serve tamoxifene potrei utilizzare anche appunto utilizzando questa strategia per andare a dare quel rebound di estrogeni, utilizzando il 7-chetodea, quindi una base di testosterone e estrogeni, posso anche eventualmente, se questi gli estrogeni comunque vanno e schizzano alle stelle, potrei utilizzare il 6-bromo, mi va a colpire gli estrogeni, mi va a alzare il livello del testosterone. Sono variegate possibilità, ma se non faccio le analisi del sangue non saprò mai come sto realmente, quindi poi quello è un passo obbligato. Se volete sapere come sta andando appunto questo, il ciclo di settimana in settimana,
lo posterò comunque degli upgrade su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram e insieme comunque valuteremo questo ciclo sperimentale. Ho voluto provare questa cosa con il set Getodea, utilizzarlo come sorta di base, una sorta di esperimento. Si prova delle cose nella vita, se non le si provano non si sa se siano effettive. C'è chi utilizza 4 andro, sono tutte le strategie, ragazzi, non vi preoccupate, sono una persona che sa quello che fa, ovviamente sono 10 anni che conosco questi prodotti, ma questo è una variante che non ho mai provato su me stesso e mi piacerebbe appunto vedere come va a finire. Appunto, non imitatemi, perché io so quello che faccio e quindi so magari quando le cose vanno male, so come provvedere. Quindi mi raccomando, lasciate stare, questo è solo un video che nasce per intrattenimento, prendere spunto per le proprie ricerche. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!